Allora, mi voglio fidare. Mi fai il nome, se anteprima, non me l'aspettavo di avere la faccia così, insomma. No, dicevo, mi voglio fidare. Ho rimesso la cosa che facevo prima. Perché stamattina purtroppo il metodo che ho usato per andare live non ha funzionato verso la fine e credo che l'avete notato, ma alla fine quando così io stacco subito e via. Faccio bene che successo alle 11 e me, no, alle 11:42, allora mi sono detto stacchiamo e andiamo a vedere se il mangiare è pronto o altro. Facciamo altro. Secondo me ho fatto bene. Comunque, sto usando il setup di prima e avevo all'inizio che mi ero imbestialito manetta perché non andava. Io credo un po' in questa cosa che col tempo le cose funzionano, no? Basta dargli tempo. Spero che ho ragione anche stavolta. Spesso ho ragione. Comunque andiamo nel gioco e vediamo cosa fa. Allora. Sì, diciamo che vabbè. Fermiamo un attimo così. Devo respirare. Di più. Diciamo che credo che la cosa funziona col tempo, nel senso che mi è già capitato con anche altre cose di elettronica, che sia wifi o altre cose, lasci tra virgolette riposare la cosa e poi magicamente dopo un po' va. Mi è già capitato molte volte. Ormai faccio così. Se una cosa non funziona, al posto di, come fanno molti, buttarla o dire boh, questa cosa no, non la voglio più fare, prendo, metto da parte, con pazienza aspetto e via. Adesso sono passate 2 settimane da quelle settimane che non riusciamo a fare un cacchio, ma la gara, eccetera, abbiamo lasciato perdere. Oggi, appunto, ho voluto far così anche perché 2 settimane che andiamo così, forse anche di più, e oggi il nuovo metodo non ha voluto funzionare. Allora mi sono detto, oh, vabbè, prendiamolo come un segno, vediamo se l'altro riusciamo a farlo andare all'infinito, che okay. Sarebbe cosa buona in questo. Io ho lasciato così e fate che adesso è pomeriggio. Io ho notato che pomeriggio funziona vediamo un po' di domani mattina, proviamo domani mattina, se domani mattina siamo di nuovo da capo, vediamo com'è, però di solito pomeriggio. E ho cambiato 3.000 impostazioni con questa cosa, però perché mattino non gli piace, si vede che o c'è troppa gente sopra che usa la stessa rete di wifi come la mia, ma niente, penso che adesso la base è semplicissima e continuiamo qua. Continuiamo a giocare, vediamo cosa succede. Spero che non lagga di nuovo e speriamo che domani mattina sono, eccetera, eccetera. Poi magari non ci sono domani mattina, però speriamo che funzioni. Però fino adesso vediamo come funziona. Adesso torno nel. Allora,
Life Sin. Un momento non, forse non so se mi sentivate la voce, però va bene. Io lascio. In qualche modo sarebbe bello capire l'anteprima, ma abbiamo problemi a vedere l'anteprima ormai con le risorse che abbiamo. Va bene lo stesso. Siamo. Allora, stamattina l'ultima parte che non andava era semplicemente che Sara l'abbiamo fatta a livello 6 qua e ovviamente qua a livello 9, ma in teoria a livello 6 per tutto. E boh, quello è fatto. Abbiamo avanzato un po' di robe anche, sono abbastanza contento. E non so se la prossima sarà Bennett, che Bennett ormai ci vuole le cose che più mi di Dovalin, penso sì. E personaggio che uso abbastanza, magari pensierino, proprio adesso concentriamoci su lei, mettiamole anche lei un po' di corone. Adesso non so se cominciare da questo, ma penso che farò prima questo. Comunque sabato e domenica sarà dedicato a lei e vedremo. Dunque, fatto eccetera eccetera, lei è incappolata con noi, non si sa perché, no, sto scherzando. Ma ogni volta che metti in talenti sembrano un po' tutti. No, lei è contenta, dipende dal personaggio. E beh, lei è contentissima. Stupendo. Alcuni sono proprio. Niente, non riesco a trovare un buon esempio perché ridono tutti. Però vedi, lei è tipo. Super concentrata. E non. Lei è C4. Spero di averla un giorno ci sei. What could the children be up to? Kind of beautiful. Never mind. What Let a them do as lovely they weather we please. have. Preoccupa subito a vedere il gioco che scatta il lag. Preoccupante la cosa, ma penso e credo che ci sia un motivo. Devo controllare, ma penso che il motivo lo so. Mi sono reso, la mia connessione fa schifo. Ma no, presumo che la base sia, come vi ho detto in passato, che abbiamo un po' di work in progress dove abito io per avere la fibra, eccetera, però stanno facendo un sacco di pasticci nel mezzo. Quindi la connessione normale, tra virgolette, che ho io dai numeri perché stanno pasticciando con la connessione normale. Prima di mettere la fibra, eccetera. Comunque, adesso noi stamattina abbiamo fatto un po' tutto. Stamattina eravamo rimasti con 170, penso che non li usiamo questi. Anche se devo pensare una cosa. Ok, sì, questo l'abbiamo usato stamattina e provo quello. Dei 60 gratis che abbiamo usato per cosa. Questa vuole sempre sedersi. E niente. Questo, penso che l'idea era estremiamo un po', niente di speciale. Voglio, non so, i giorni ho voglia di continuare a esplorare, eccetera, perché mi va. E vediamo. E poi soldi, non soldi. Questo mese per il TB stavo pensando ne direttamente neanche di comprarlo perché tanto come dicevo le armi eccetera, l'unica cosa che potrebbe interessarmi è questa perché un mio amico mi ha detto che è forte, però non so, adesso vediamo. TB non lo, principalmente non lo uso per le armi, ma lo uso per
tutto per parenti, eccetera. Volevo. Prima di andare. L'ho già fatto, stamattina c'era una missione che avanzavo. C'è solo da riscattare questo. Però come potete vedere è più o meno tutto bloccato. Non devo più sbloccare niente, sono solo da fare. E poi più avanti facciamo colorini, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe provare a andare prima un po' più in ordine, ma diciamo che Corinde è così. Bel personaggio, I guess, però è che Cina l'ho rivisitato, quindi non mi interessa. Cioè io che Cina non ce l'ho, quindi ci starebbe averla, però onestamente che Cina rivisitata, puliamo un permico, la fai, cioè per dire, per esempio. Boh, adesso penso che, sì, penso che andiamo su Meru e ci facciamo le cose che dobbiamo fare. E, non so, c'è qualcosa che penso che dico, mi dimentico qualcosa. Tecnicamente sì, nel senso che c'è una missione che ho trovato ieri sera, ecco. Ieri sera stavo appunto cercando tesori a Sumeru, eccetera. E mi è capitato qua in città un baule che Palmon ha detto: ehi, qui dentro c'è dei vestiti. E c'era scritta una posizione, c'era un indizio, c'era scritto. E Palmon ok, andiamo a vedere. E poi è uscita la quest, vai al solito posto. Io non l'ho toccato, non ho fatto niente, prima o poi dobbiamo farla quella questione. Ci sarebbe anche farla adesso, ma non ho voglia. Sai cosa sarebbe bello adesso che esploriamo, trovare tutte le quest e poi farle tutte in una volta sola. Forse ci sarebbe. Boh, ieri comunque ci siamo lasciati, credo, qua. E io ho continuato a esplorare. La cosa che ho fatto è guardare se sto laggando o no, ma non credo, non so, posso. Voglio solo disattivarmi l'anteprima, tanto sto vedendo che tanto l'anteprima sarebbe bello vedere tipo anche il video che sto facendo su YouTube, però su Twitch, cioè, scusate, però questo vorrebbe dire che magari faccio laggare. Sarebbe bello avere un'opzione che puoi guardare anche solo per 2 secondi, eccetera. Poi comunque ho scaricato anche un'applicazione che ti fa il speed test, però ti fa vedere anche il test dello streaming, se tu puoi streamare. Tecnicamente mi ha detto che posso streamare 1080p senza problemi, però sono successe cose sti mesi, quindi sono successe cose, lasciamo perdere di farne accadere altre di cose. Ci teniamo adesso, sono tornato a 720-30 fps, volevo mettere 720-60 fps, tanto qua il gioco anche su AMD Radeon dice che ne è 35, quindi c'è delle zone anche nell'abisso che faccio 60, ovviamente, ma quando c'è delle missioni nella storia secondo me 60 lo facciamo, però come dire, non è che vi perdete tantissimo, poi appunto se il gioco comincia a laggare, oppure lo stream comincia a laggare, risorse e quant'altro, meglio tenersi attento. Abbiamo trovato un filo. Che non sono, ieri mi sono andato in un'altra zona, ma non me ne sono neanche accorto. Che è Majestic. Niente, adesso stiamo registrando abbastanza early, sono le 2:20. Di solito mi alzo tipo alle 3. E questo me lo ricordo che era da un po' che lo volevo prendere. Però non avevo ancora sbloccato Yanara.
Comunque continuiamo. Stavo dicendo, mi sono dimenticato. Tipo, ho trovato quella quest, eccetera, eccetera, però non è quello che stavo dicendo. Mi cambiare, metti minimo questo. Ah sì, sono andato un po' nella cazzone ieri, ma non fa niente. Non è che ho fatto il boss. Ecco qua. Abbiamo il team. Dream Team. E niente. Andiamo avanti così a prendere bauli e questo lo blocchiamo mentre c'è un bauli. Missioni giornaliere. Penso che se non mi metto lì a fare queste e quant'altro mi fermo quando più o meno 1003, non so. Se devo mettermi a farmare altri manufatti di altri personaggi voglio un po' di... Ok, qua c'è qualcosa. Presumo che devo aprirlo con quello, però vediamo. Sumero proprio è ottimizzata a zero. Si nota. Ma che non ha alcuna intenzione. Sì, ma tanto è sempre una trappola. Dobbiamo seguirlo e poi ci sono altri. Non vi ha curato. Mi sa. Dov'è tizio? Si sperava. Loro speravano che tirava un arco, ma secondo me sono un pazzo furioso. Attenzione a questi che si attivano. Dare nelle trappole, infatti era vabbè, ma non si può mangiare qua. Quello di sotto è vivo. Sembra quanto morto. You are dead, my body. Ah, puoi caricarlo. Ah. Ah. Ok, vabbè. Annotazioni codice 2. 1-1. Io queste cose qua ci sto facendo le foto da un bel pezzo. Ne faccio un'altra. Le avevo cancellate forse. Comunque me ne tengo sempre lì. Forse le ho cancellate però. Perché occupavano memoria. Mi dà l'idea che prima o poi servivano qualcosa. Ma tutte le piante sopra. Trovi, I guess, come chiamare. Ok. Ah. Ah, ma lui è quello lì che non abbiamo le risorse. Ah, già, dobbiamo lavorare per quello. Dobbiamo ricordarci di quello. Lavorare non sapere. Presumo che l'idea è che se ci schiaccio sopra me lo dice cosa... No, voglio sapere cos'è un nastro fungo luminoso. Elettro. Però... Non so, è tutto contento, ma non mi dice niente. Sono già nell'altra zona, no. Adesso se trovo degli astrofunghi mi metto lì davanti e provo a tirare fuori un bel letto. Però luminoso potrebbe essere anche acqua. O bagni magari.
tra virgolette si illumina di mezzo. Non so, ci vuole un po' di inventivo. E non mi ricordo, quando cominci qua l'espansione, eccetera, tra virgolette espansione, ti dicono, guarda, questo fa, se fai il fungo così, cosa, ti esce così, cosa, adesso non mi ricordo, è passato un po' di tempo, c'era Fontaine in mezzo. E anche per quello che non voglio lasciar marcire queste mappe, passare all'ultimo a prendermi i collezionabili, perché a parte che sono risorse importanti e ti danno anche desideri gratis, eccetera, però a parte quello, se io sono tipo un ragionamento a sparolina, 7.0 c'è, cioè l'ultima mappa, devo ancora fare le mappe del 3.0, e ringrazio che il gioco c'ha la wiki dentro, tra virgolette, non è proprio una wiki, ma insomma sono tutorial, però quando sei fresh, che hai appena finito la nazione, è più, insomma, sei più efficiente perché ti ricordi senza stare lì a cercare, non cercare. Solo uno, vabbè, non lo so. L'importante è che ne prendi uno. I funghi comunque penso che crescano, cioè io adesso li ho sempre visti dentro, non in acqua tipo qua, ma è sottoterra anche. Potrei anche cercarmelo su internet, ma non vuoi. Penso che è una cosa che viene automatica, cioè nel senso, basta che una volta per sbaglio, tra virgolette, prendo qualche personaggio che combacia, me lo dà luminoso. Perché per adesso ne ho di fuoco e basta. Non ho preso il pesce. Immagini, non hai più bisogno di pescare, sai che fuori. Qui siamo a 95. Quindi presumo che adesso comincia la vera sfida, ci sono quelli stupidi nascosti anche a scavare sottoterra. Però... sì. Oh. Per questo quanto manca per i mostri intrappolati. Da poco dovrebbe arrivare anche il messaggio di lavoro. Poi venire. C'è un fuori lui e così ce lo togliamo dalle scarpe. Tanto fa così un po' di orecchie, però non ha mai ammazzato nessuno orecchie. Tranne loro. A me non mi ha mai ucciso. Beh, forse una volta, nel senso che era sempre questa roba della germinazione, no? Basso livello, sembra che mi ha ammazzato. Esplosione, certo non fa bene a lei perché insomma lei non può curarsi, quindi le piccole esplosioni, anche se le danno 400 alla volta, non è il poco. Però questo è un team che uso anche nell'abisso. Stavo cercando se c'era qua questo fungo, sai, come questo fungo, lo sto dicendo bene, certo non nelle pieghe. Andiamo avanti, poi non se riusciamo a trovare qualcosa. Tra l'altro ho preso lei per un motivo, e infatti, ah, ci ho sperato un secondo. Ah, eccoli qua. No, è un fungo normale, non fa male. Dice che non c'è i nostri funghi che voglio io. Una buona rata però per cercare frumenti e robe varie. Un sacco di funghi. Beh, c'è di nuovo una cosa da esaminare, però sono soldi. Niente di che.
Anzi, ok, sì. Me lo ricordo un pochettino, sto posto. Un pochettino meno. Però non sono sicuro se è storia. Qua è pieno di caverne. Anche lì il ragionamento che facevo prima è... Ah, c'è un posto dove c'è la barca, ma dai. Ok. Cioè, se ti ricordi qua le caverne, dove sono, eccetera, ci sta di più. Io, da una parte, prego che la nuova nazione sia più come Fontaine, perché sì, Fontaine c'ha le cose sott'acqua, eccetera, e quindi, insomma, ci vuole tempo, eccetera, eccetera, ma allo stesso tempo non è avere 3.000 caverne. Adesso vediamo come sarà. Ma non è che mi dispiace queste caverne, per carità di Dio. Anzi, penso che sia la cosa più divertente. Io che vengo da un gioco come Skyrim, avere così le cose. A me su Meru piace anche tanto per esplorare così, però quando hai, non so, è da magari mesi che non esplori questa mappa, non hai la più minima idea dove sono più le caverne. Hai 3 ore a cercare un buco dove entrare. È molto divertente, I guess. Non so. Alla fine ti ricordi, quello sì, assolutamente. Ci giochi ogni giorno a sto gioco, sicuramente te lo ricordi. Per evitare no pensieri in più, lo faccio adesso. Già l'altra volta ero venuto qua e non mi ricordavo più un cacchio, adesso non mi ricordo abbastanza. Stavo cercando questi funghi, ma niente. Non è che in sta caverna non c'è un cacchio. Sai che dobbiamo tornare indietro, andiamo da pescivendolo. Oh. Hello, my friends. Che reazione elementare fanno loro due insieme. Una roccia e l'altro. Cos'è detto? Vabbè. Basta che sono best friend. Ora non lo so. Però vedi, qua c'è qualcosa forse. Vediamo, cioè nel senso ho fatto il giro lungo, non me ne sono neanche accorto, ma ho trovato questo. Che non si aprirà con i nostri poteri da Arcon, ma si aprirà solo. Pochetto. Aspetta, War Tour. Ho bisogno un attimo di questo. È finito il War Tour? L'ho perso. Perché sono tornato indietro. Non devo tornare indietro. Però ne avevo solo uno. Cosa devo fare? Ah, non l'ha. Ah, ok. Pensavo che l'aveva messo. Che l'aveva. Dove l'ha? Ma che cacchio? Se lo sapevo non tornavo indietro. La mia mira è proprio. Ma perché? Vabbè. Ah, ma ne ho ancora uno, aspetta. Ho trovato un baule in una zona che non me l'avevo aspettato. Non si respira. Igimon. Abbiamo Igimone e poi abbiamo la tizia che dice impasse. Impasse. Abbiamo fatto praticamente il giro. Però non c'è più nient'altro qua. Però un po' di margine di errore te lo lasciano loro.
L'importante è che prendiamo tutti i collezionabili dentro. Poi il resto. Boh, penso di aver esplorato abbastanza sto caffè. D'altra parte qua siamo stati. Forse. Sì, siamo statici. Comunque non so cos'era quel rumore ieri che abbiamo finito lo stream ed ero tipo. Questo rumore. Pensavo che era il computer, ma non è il computer. Perché oggi il computer è a posto. Presumo che sia qualche gatto che è venuto davanti alla mia finestra. Perché non è possibile, sembra un miagolino. Spero che appena aprivo la finestra non si vedeva niente. Si vede che si nascondeva. Che cosa? Certo, in un team del genere, essendo che abbiamo lei che non si cura, ci starebbe Kirara che gli dà un mezzo scudo. Ma dove mettiamo? Miglieranno. Sono curioso come siamo messi. 16. In teoria possiamo salire di livello, possiamo prendere varie chiavi. Una chiave ci servirebbe per fare 100% di una zona, ma vabbè, aspettiamo. Preferisco fare tutto in una volta sola, avere tutte le chiavi che ho bisogno e poi fare tutto in una botta sola, perché sennò. Brownie. Allora, 95, non abbiamo ancora trovato sti cacchi di funghi. C'è il tutorial dei funghi, ma non ti dice dove sono, quindi non ha un senso. Sei curioso dove era quella roba lì del torrente? Ah, ecco. Ah, ha senso. Pensavo che era... Non so, pensavo prima una cosa piccolissima. Sarei curioso, magari ci andiamo, perché almeno riesco a capire se c'è qualche time attack in acqua, eccetera. Sono già passati un po' di volte qua, però la cosa non l'abbiamo ancora evocata. Tra virgolette. Non so, io dico evocato perché il gioco mi sembra che ti dice cavalcavonda evocato. Ne ho costruito uno sul momento. Ai miei. Bella sense. Non solo siamo dei bravi alchimisti, salviamo ogni volta il mondo, siamo dei bravi... Quindi è che siamo dei bravi combattenti, siamo bravi a cucinare, siamo bravi a... fare tattiche di battaglia, siamo bravi a... ci adorano tutti, amicizie e quant'altro. Evochiamo anche Bark. No, mi sembra che c'è una... Ah, qui ci sta. Quando lo sblocchi in zoomate lo dice come fai a sbloccarlo, mi sembra che... Adesso non mi ricordo, però è molto divertente. Cioè... Non è niente, è stranissimo come lo sblocchi, perché mi sembra che è un dialogo abbastanza piccino, però alla fine è abbastanza divertente. Non volevo fare la... però vabbè, mi sa che sono obbligato. Ah sì, sono obbligato anche per loro. Per quello. Va bene, non one shot ancora io. Rirame di PS for the win. Io ho visto dei team con Barbara quasi main DPS nell'abisso, tipo già non ci sei, ho detto non sembra male. Avevano Bennett e Shangling con appunto lei con Barbara peggio. Ah, ecco, mi stavo dicendo dove è andato del peggio più combattimenti, questo. Ah. Non è che è una cosa che ci ha chiesto Naida, no? Dice
che bah, prendiamo questo e speriamo che non abbiamo arenato, quindi no, appunto volendo posso, come dico, tornando al discorso di prima, prendo la, si dice, faccio un metodo di mattina per live streamare, faccio un metodo di pomeriggio per live streamare, però appunto detto questo sarebbe solamente scomodo, voglio fare una cosa appunto e basta. Quindi vediamo. Vediamo una cosa. Ok. Perché non voglio toccare nient'altro, cioè sono stato lì 2 settimane a cercare di fare non fare, alla fine non andava quasi niente. Cosa è migliorato, ma non di niente andato. Allora mi sono rotto le scatole. Sabor. Allora mi sono rotto le scatole, no. Se vuoi andare va, se no torniamo a come stiamo facendo fino adesso. Speriamo che non rompa la scatola anche questo metodo. Vediamo se qua c'è qualcosa. Siamo. Dove siamo? Non mi parcheggio benissimo, va bene lo stesso. C'è una nave là in fondo, mi chiedo. Forse qui c'è qualcosa, magari c'è. Hello, signor. Capi? No, non credo. Non ho capito bene se la, cioè, in gioco c'era dimora di Dory, no? Però non ho capito se il coinquilino di Lightham, che non mi ricordo mai il nome, mi ricordo di Lightham perché Lightham mi piace tantissimo nella serie, ma lui non mi ricordo mai, no? Ha fatto la casa a Dory, però Dory non ha pagato. Non so come possa. Paimon ha deciso. Cioè non riesco a muovermi. Se mi fai a continuare ad andare, ecco. No, veramente non riesco a muovermi. Sentire Paimon. Sentire Paimon che parla così è entusiasmante perché non la senti solo parlare nella storia, però non ho bisogno che mi dici sembrasse. C'erano delle navi, vorrei, non vorrei che siano, non puoi, era tipo mia strega, nel senso che sono di un'altra nazione. Ma non credo. Anche qua, beh, non credo che vengano da un'altra nazione. Comunque la nuova nazione dovrebbe essere in alto verso Fontaine, qua non so cosa c'è. Strano come le stanno posizionando, perché tu penseresti uno dietro l'altro, no? No, prima parti da giù, poi vai a destra. Che stranissimo. Poi ti fanno andare in mare, poi ti fanno andare là, giù, destra. Che stranissimo. Da una parte ci sta, però. Dall'altra è stranissimo. Perché tu penseresti, vabbè, finito Mondstadt, ovviamente vai a lui, no? È giusto perché va in giù, però qua c'è un pezzo. A meno che qua sia di nuovo isola, eccetera. È qua. Però poi cosa succede? Dici, vabbè, da lui vado a Sumero, no? Perché insomma, va in giù, no? No, Giungli ti dice, vai oltre il mare. Bene. Poi torni indietro e vai a Sumero. E poi giustamente da Sumero vai a. Vai a Fontaine, questo è giusto. Però adesso da Fontaine dobbiamo andare qua. Però appunto manca tutto strezzo. Misteri della fede. Allora. How about 2 minutes? How about.
Sono curioso di trovare questi funghi qua, però non voglio cercare sui. Se andessimo al villaggio di Vimar, magari c'è qualcosa. Curioso se. Ma è qua che c'era la missione dell'arco. Mi sembra di sì. Sarei curioso se c'è lei, puoi parlarci. Dovrebbe essere qua. Judith è quello che ha inventato il TG Sirius. No, non è lui. Però non mi ricordo. Aspetta. Ricordo se questa casa c'era quello lì che ha inventato TGC, l'ha inventato per. Che storia triste. Cioè quasi piange. Che il suo mio amico era in. C'era la malattia e sta per morire, allora doveva inventarsi qualcosa. E da passare il tempo, allora si sono inventati loro due TGC. Momento madre figlia, gesso padre figlia. Qui ci siamo già stati. Entriamo, magari troviamo qualcosa. Poi magari guardi la Wii che dice: attenzione, i funghi non sono sottoterra. Ma mi sembra che non ho visto gli funghi in piazza, che non trovarli è proprio. Pompo. Cioè, se non li. Se non ricerchi, ovviamente li trovi. Se ricerchi, non. Allora, avventuriamoci qua dentro nella caverna. Sono tre simboli. Uno è acceso. Ah. But that's. Ok, la miglieranno. L'ho messo nell'ordine sbagliato. Cosa cavolo vuol dire sta cosa? Forse ho dimenticato di illuminarlo. Ho detto, oh, arriva il traveler, via via, illumina. È andato un attimo in panico, ha detto. Ma non capisco perché. Che si è illuminato quando sono arrivato lì davanti, ma cioè di solito non fa così. C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non cosa. Ah. Mi siede. Beh, ci sta. Se sei in cooperativa qua. Dici più. Take it easy. Mi chiedo dove ce ne sono altri da illuminare. Lasciando perdere i muchachos qua. Can't catch me. Vai. No. No. Poco li ammazzo, tanto ci vuole due colpi che fuori, però sono più curioso sul. Sui simboli che si illuminano che un po'. Wait, what? C'hanno degli occhi. Qua c'è qualche simbolo. Devono essere altri simboli, eh. Poi mi dà qualcosa. Beh, non è possibile. Possibile. Come già in francese è possibile. Ecco, in francese lo dicono bene.
sacro blu, esatto. Questo, in questo proprio momento, è la cosa che direi, sacro blu, per non dire provaci. Allora. Cacchio, è l'ultimo. Sembra strano. O l'abbiamo messo in ordine, vabbè, ammazziamo questi perché non lo posti. Fastidio alla mia qua. Dipende che lei è abbastanza alta, quindi non è tutto da nuotare, eccetera. Facciamo fuori anche loro così. Stiamo lì a... Perché sono immuni. Ah no, non sono immuni. Partiti 25.000 piccolini. Però tecnicamente bisognerebbe mettere l'Arlecchino davanti, però se mette l'Arlecchino davanti combo viene un po' rovinata. No, questo è ancora acceso, guardando che sta facendo 200.000 secondi. Genshin Impact, però lo stream va. Non dicevano tanto forte. Di certo non mi metto una settimana come l'altra volta a esplorare, perché devo capire se internet va o non va. Se quel giorno gli va bene, se no la parola fin mai. Era solo perché appunto devo vedere. Lì c'era un altro simbolo acceso, però qua tu esci dalla caverna. Ne mancherà uno, che non è possibile. Deve darti qualcosa. Non penso che si illuminano a casaccio, nel senso, ah, RG Piccolo, funny. Master Race. You are tour Master Race game. Qualcosa del genere. Dico solo che fanno la prefuse. RGB Lights in all the stuff. Qua non mi c'è assolutamente niente. Tu esci e tutto tra virgolette normale. Ne che non posso prendere quello, ma lo sapevo già, ma volevo già provare perché sono un pazzo. In ogni caso. Questa è la storia di Michele che non trova un pezzo. Suggerimenti chat. È uomo ragno. Tanto okay. Un pochettino che ci assomiglia, solo che c'è un po' troppo grigio. Venom, no, Venom. Venom è di colonne. I film di Venom, il mio amico mi ha fatto vedere che è andato in cinema, eccetera eccetera, e pirati. Preferisco il classico Peter Parker tranquillo che un po' esagerati quei film. Probabilmente piacciono qualcuno, probabilmente a lei. A una persona che potrebbero piacere quel genere lì. Raiden sembra più punk rock, la tizia che va a ogni concerto, o lei sembra la tizia che va a vedere al cinema gli ultimi film. Azione. C'è la sedia personale, gli dicono c'è un posto lì. E lei, how dare you? I am Bonucci. Si sì, sicuramente c'è qualcosa, ma non riesco bene a capire dove. Da poco mi arrendo. Penso che metto un simbolo perché non voglio passare tutto il pomeriggio in 3 metri quadri a provare a cercare una cosa. Non so neanche. Figato, sono sempre nella solita stanza e non ho provato ad avanzare, però... Ah! Ora?
Che abbiamo fatto? Io sono curioso di una cosa, adesso ovviamente è passato un po' il periodo che giocavamo a Forza Horizon, ma insomma, ho comprato un PC per Forza Horizon, principalmente l'ho comprato per quello. Avevo una... Perché poi, cioè, adesso è uscito il 5, il 5 non mi è mai piaciuto, sono tornato a rivisitarlo 2 volte, la prima volta ho detto no, cos'è sto schifo. Non mi piaceva perché era troppo uguale al 4. E era un copia e incolla del 4 e molte cose non erano. Non faceva per me perché era troppo rispetto al 4. Il 4 almeno potevi fare quello che cacchio volevi. Molte macchine le potevi sbloccare anche offline senza dover andare online. Invece lì su 5 devi fare tutto online. E... come potete constatare con una connessione del genere che ho adesso. E il tempo che ho a disposizione al giorno non è che era molto divertente. 4 ci stava perché avevi tutti i tempi che volevi. 5 era matchmaking da cercare la prima. Oh, poi usciamo da scherma. Sanno di dove andare, torniamo al villaggio dei Vimar qualcosa e... vabbè, ho provato a rivisitarlo poi una seconda volta anche lì piane anche lì proprio non mi è piaciuto, cioè nel senso non lo trovo per niente divertente. Mi dispiace perché voglio provare a farlo, renderlo divertente, perché cavolo, appunto il computer l'ho comprato per Forza Horizon, perché Forza Horizon non c'era su AP4, ovviamente. Non c'è mai stato su PlayStation perché è esclusiva Microsoft. E sai, provi 2 giochi, spendi un pochettino di soldi per il tuo computer, e terzo gioco non ti piace, dici vabbè, allora torno su Gran Turismo. Però alla fine la base che Gran Turismo fa anche lui schifo, però vabbè. Mai è una multiplayer fest. Mangerà buono. Oggi brothers. Ma sono tutte e due trappole queste. Bene, sì. E... andiamo avanti. Porcellino, questo, ma una favola, porcellino quindi. Ah no, mi hanno visto, ma che. Vabbè, affrontiamoli perché sennò non posso usare le mie cose. E qua è interessante perché c'è un vaso, non abbiamo rotto e. Quando poi avremo un'abilità questa qua potenziata con i danni sarà molto più divertente anche sto team perché praticamente è incentrato nel one shot di Arlecchino.
Allora, stavo dicendo, mi sono dimenticato perché è arrivato un messaggio di lavoro, ma non è ancora per me. Non mi lamento mai più di tanto, perché alla fine è andato abbastanza bene. Dico la verità. Non è che mi piace stare molto qua a giocare tutto il giorno. Ovviamente quando è così vado a farmi anche altri giri, eccetera, eccetera. Assolutamente. Alla fin fine il mio strumento. Sono abbastanza soddisfatto. Ok. No, più che altro avevo paura appunto di essere licenziato. Cioè, la mia preoccupazione era quella. Alla fine mi hanno spiegato cosa era la fine, che sono rimasto a casa, niente. Nel senso che era principalmente perché non c'era più lavoro. E però comunque quasi morto. Dovrei usarlo su nemici eccetera, ma ho deciso di usarlo così. Anche perché avevo paura di morire. No, boh, sono soddisfatto perché parte tutto data bene. L'importante è non essere anziano di quello. Spesso tutto a posto. E poi il mese che voi venire state in vacanzina per scuola o per siete insegnanti o quel che io è quello lì che devo lavorare di più. Solo che questo mese è morto. Quindi, però è quello. Importante soprattutto spero che non mi lasciano a casa. Penso che questo non serve più a niente perché era forse quello, ma non sono sicuro. Per importante, sono abbastanza contento come sempre, sono ormai contento, ripeto. La routine è questa qua e quando mi hanno detto che era tutto a posto mi sono detto vado. Ah, ho trovato un sto fungo. Proviamo prima con l'acqua. Azioni lento. Devo aspettare che si toglie solo quello. Se non è. Aia. Se non è quello, poniamo proprio tanto. No. Fuoco lo brucio. Questo direttamente così. No. Allora proviamo elettrico. Oppure è speciale. O è un fungo speciale. Perché non gli dai, non diventa eletto fungo se gli dai la cosa della Raiden o whatever. Proviamo.
Attivazione. Però c'è una cosa tra parentesi ogni volta. Però nell'inventario mi ha messo attivazione. Mi ha messo uno male, non c'è scritto tra parentesi attivazione. Cottatura. Fungo simile alla sera, sembra che sta bruciacchiando. Ah, ho capito forse. Devi mettere la reazione sopra. Tra acqua più eletto. Cavolo, se lo sapevo non lo raccoglievo. Sono stupido. Vabbè, non lo sapevo. E sì, continuando il discorso su. Forse manca un pezzo. Mi manca un pezzo di routine che non vi sto a dire. Però l'importante è che a me piace. Cioè, a molti sta cosa. Ah, c'è un altro che potrebbe non piacere, però a me mi ispira. Voglio provare acqua più elettrica. Mettiamo il team a questo. E al posto di mettere Kokomi mettiamo. Don't tell me they did it again. Tranquillo. Tranquilla, non sei con i Item Squad. Ah, però manca. No, è giusto. Facciamo così. E poi faccio. No. Fa qualcosa, ma niente di che. Transfixed. È tutto l'effetto adesso. Dovrei cercare, ma devo prima cercare su Windows. Lo ci sarà per farlo andare, no? Sento molto. Ma quello si accorge. Allora, qui dobbiamo cercare. L'ho segnato. E lui? No. E lui? No. E lui? Non so. E che non mi ricordo cos'è già. Beh, tradurre in inglese sarà una bella cosa. Adesso lo cerco. A parte che magari te lo dice nel gioco senza cercare. Aspetta un attimo. Bisogna solo aprire il libro dei tutorial. Bloccato di recente? No. Posso usare? No. Senza posta. C'è posta per l'album. Yoink Lerbia. Erano belle le missioni degli Aranara. Molti mi hanno detto che erano troppo lunghe, se ridiamano. Sì, da una parte dopo un po' vedi che erano tirate troppo alla lunga. E, insomma, sono dei momenti che dici ok, potrebbe finire sta missione per. Però allo stesso momento, come posso dire, ci sta, quindi insomma, mi è piaciuto. Asumero esistono speciali creature che possono trasformarsi grazie agli stimoli dell'energia. Chiamate creature si lasciano. Quando entrano in contatto con Electropyro, entrano in uno stato di attivazione scottatura. Usa questi oggetti e le speciali abilità delle varie forme, delle loro varie forme, ti saranno di aiuto lungo la tua avventura. Sì. Quindi siamo nel paradiso dei team Retropyron. Ma
molto pay to win, essendo no, vabbè, cioè, non è vero. Cioè. Bella Elisa. Geografia, scusi. Ti dice. Mosdat, eccetera. Saranno quelle cose lì che abbiamo. Sì. Con quella roba lì. Abbiamo visto. La nave dell'ubriacone, ve lo ricordate? Ok, quindi tecnicamente quello che sto facendo è giusto, però quando lo prendi. Ah, attivazione. Aspetta, io non so se è quello che vuole lui. Ne vuole tre, giusto? Sai che dobbiamo girare con Cookie per un po'. Mi dispiace per. Non io non. Cosa? Ma tecnicamente se useremo Cookie farebbe un male canestro. Il problema è che Cookie ti sta lì. Non è molto divertente. Wait, what? Cos'è quell'albero? Non so. Uccidiamo la natura adesso, non so. Figurative speaking, of course. Vedo che ci stiamo avvicinando lì. Siamo a Davidia. L'importante è trovare i funghi, quello so. Devo trovare un modo per avere un Clorinda, per mettere un qualcuno di eletto un Clorinda. No, voglia di pulire Clorinda. Vai. Tecnicamente servirebbe perché non ho un amico. Quindi aiuterebbe molto i team con Naida. Finalmente avremo qualcuno che aiuterebbe a fare i team con Naida. Però Naida mai la uso in altri. Poi, se sono modi migliori e peggiori, no. Ho altri funghi, ma non c'è nient'altro. Torniamo indietro. Vedo qualcosa di splendido splendente. Tecnicamente non viene male. Tutti in pro, ripeto. Hai un healer che non ho piscato. Che ogni volta che devi usarlo rischia di morire. Quindi non è molto divertente. Ci ho provato, ho usato. Lasciato perdere. Qui siamo già stati. Andiamo indietro con voglia di esplorare le solite zone. Andiamo qua. Com'è qua? Lag, non lag, bene, non bene. L'unica cosa che, tra virgolette, non mi piace di Streamlabs, tra virgolette, che almeno quando c'è, cioè, scusate, di OBS, almeno quando tu avevi Streamlabs, quando io avevo Streamlabs e c'era qualche problema con la live, ti inviava un segnale, faceva flim, proprio un rumore leggero, però te ne accorgevi. Non so se c'è questa opzione anche qua, credo che se c'è devo provare ad attivarla. Se l'hanno messa sarei contento. Grazie. Più grande baule. Chiedo se c'è qualcos'altro, visto che abbiamo visto quello, è abbastanza. Guardando quello. Però mi sa che quello era un baule. Torniamo un attimo. E probabilmente anche qua il problema è che Cookie dovrei mettere più PS e poi non diventa così rompiscatole, però allo stesso momento. Beh, va bene, non è che mi preoccupa troppo. Importante non usarlo.
No, mi piace come persona. Molto, è molto buono. Se lo metti nel team giusto fa male. Una specie di 5 eletto. Però, appunto, non è ideale per free roam. Almeno 5 si cura da solo, eccetera. Come dire, si cura in un altro modo. Lei invece stare lì. Dopo che hai fatto un combattimento devi fermarti e curarti, perché sennò lei muore. Dopo 4-5 incontri che fai, ho notato almeno devi fermarti almeno al secondo o anche il primo, però sono sicuro, perché sennò arrivi al quinto lei muore e allora devi teletrasportarti al bagno, eccetera. Sì, mi hanno visto ormai a forza di fare bestemmie. Non toccarmi la signora. Col padre, I guess. Un po' stupidina perché c'era autoattacco. Guarda chi c'è. È un po' stupidina per quello, ma alla fine è fatto apposta perché io tengo sempre gli occhi sopra gli HP. Quando vedo che sono bassi uso la ultima. Non mi dire che anche tu vuoi. Ah no, giochiamo. Ricordi dipinto con più pennellate? What do you mean about that? I guess questo. Aspetta, però qua è un problema, aspetta. Ok. Mi danno una ida, non mi parte l'attacco caricato. Prega che non attiva anche gli altri di fianco. Quello mi preoccupava perché volevo usare l'archino, però ho detto aspetta però. Mando metà. Come si dice? Metà foresta e magari prende fuoco anche le altre cose mentre penso. Comunque dice il signora Ardita, baule non suona male, dovremmo prendere in prestito qualche baule dal suo proprietario. Wait, what the heck are you talking about? Vedere se si sente cosa pensa, no? Allora non funziona, abbiamo già constatato. What do you mean prendere in prestito? A chi esattamente li rubi sti bauli? Alla classe sociale media o a Robin Hood a mo' di classe sociale alta? No, perché insomma. Sai com'è, no? Magari lo ruba i poveracci. Dai ricconi come noi che abbiamo 30 milioni, anche se Paimon continua a dire che siamo poveri. Ma in realtà anche il Traveler, penso che non allora non è che siamo così ricchi. Cominciamo ad avere già soldi, un po' più soldi adesso, da quanto si capisce, quando tanto dicono non era allora, ma non sono sicuro. Ah, siamo nella zona. Però volevo vedere se trovavo altri. Perché mi ha indicato di sopra? Ah, c'è un baule. Effettivamente. L'ha trovato, ma non penso che indicava quello. Cosa indica? Gion. Clicca, c'è qua sopra. L'altro non ho neanche voglia di scoprirlo. L'ho già usato questo. A parte che siamo in una zona che piove e poi cambiare pioggia, no? Uffa, Naida, non sto neanche schiacciando. Piuttosto fu. O forse lo schiacciavo.
Vabbè, ma saltavo 2 ore dopo che l'avevo schiacciato. E io ho visto che Black Ops 6 è 300 giga. Ah, mi sei. Sì, l'altro giorno ero lì in giro a guardare, ce n'era uno che aveva fatto vedere descrizione 300 giga. Però è interessante perché puoi muoverti da tutte le parti, sembra una specie di Max Payne. C'era un po' di gente che lo richiedeva, questa cosa, che assomigliava a Max Payne. Come lo metteranno in atto, però per adesso pazzesco. Per quanto prima ho detto che sono contento, più contento se me ne andassi a ruolare. Vediamo che tra un'ora mi chiedo. No, perché va bene giocare, ma dopo un po' mi stufo. Però l'unico italiano che gli piace andare a lavorare. No, cioè, boh, non lo so, onestamente. Non so come spiegarlo. Sono stato abituato così, dici. Se cambi che non piove, mi sembra che questo sia il problema. A meno che devi... Però sto funghi manca. Niente. Andiamo a prendere sto baule, dove è sottoterra o... No, è... Vabbè, al massimo ricerchiamo poi un'altra volta sti funghi. Mi sto stufando, sinceramente. Va bene, intanto è un'ora che la streamiamo. Stamattina abbiamo giocato 43 minuti, mi sembra, l'ho guardato prima. Questi qua però pressoché li abbiamo già raccolti, queste bolle, c'erano dei bauli dentro. Anche l'ho già raccolto. Poi magari ce n'è ancora una da qualche parte. Adesso. L'importante a me è giocare 2 orette al giorno. Basterebbe anche 1 ora e mezza. Perché tanto in sto gioco fai tutto, se non devi fare quest e non quest, 1 ora e mezza hai fatto tutto. Se non sei in endgame ci vuole un po' di più. Io che sono ormai in tra virgolette endgame, non è nessuno in endgame perché siamo. Gli aggiornamenti continuano a aumentare, quindi tecnicamente nessuno è in endgame, cioè nel senso l'endgame di adesso, se qualcuno guardasse sto video qualche annetto, io sono in 4.7, sono in più in endgame le persone che o io che finirò il gioco eccetera che noi tecnicamente. Però sì, insomma, rispetto alla gente che ha cominciato il gioco, eccetera. In quel senso lì, sì, però. Mi ricordo, questa cosa mi ricorda un argomento che avevo fatto con dei miei amici, che era un gioco così anche del genere. E io o qualcun altro ha detto, oh, siamo endgame. E qualcuno dei miei amici mi ha detto tecnicamente però l'endgame non esiste, il gioco è ancora lì, ci saranno ancora altri aggiornamenti e la storia non è finita. E io tipo con un altro mio amico, questo è un punto, ci siamo stati un po' lì a chiacchierare su sta cosa. Ah, è probabilmente interessante come ragionamento. Tecnicamente sì. No, io sono in mid game tecnicamente perché il gioco non è ancora finito. Endgame, come diceva lui probabilmente, quando tu fai tutte le cose al 100% che hai nel gioco in questo caso. Se invece sei lì che aspetti, eccetera, eccetera, non è proprio il game.
Vabbè, non so. Una chiacchierata un po' strana, però alla fine è abbastanza interessante. Poi è uscito tutto l'argomento, ma quindi gli DLC che fanno tipo continuare la storia, sono endgame, o sono cose che insomma, entra poco, no? Eravamo messi a pensare che tecnicamente no, perché è una cosa a pagamento, quindi a parte, però tecnicamente se andare avanti l'avventura sì. È venuto tutto un argomento un po' così. Qua buona fortuna. Mi aspettavo una tasca così profonda. Ho messo il manone in tasca praticamente. Non so come faccio ad arrivare lì su. Cioè ci sarà un mondo, ma dove sono messo adesso non puoi, magari se ti teletrasporti qua te lo posso fare. Già l'altra volta guardavo che avevo scritto così. Ah no! Vabbè. Ma oggi com'è il tempo? Non è bellissimo. Così così mi fermo qua e vado a fare qualcos'altro. Mi chiamano a lavorare. Contento che almeno qua funziona tutto. E l'applicazione lì, tra virgolette, quello lì che ti dice per la settimana, eccetera, diceva che devo mettere tipo 1600 la velocità in bit. Però secondo me con 1600 con OBS lag. Metto un simbolo qua e scrivo, metto questo che mi fa pensare che è una cosa importante, infatti lo è. Scrivo zona, come si chiama? Avvizzamento. Non mi ricordo neanche come si scrive, si scriverà così con 2Z, vabbè, no. Chiedo scusa amici italiani. E chest sopra le norme. Okay. E uscirà, non vado a fare qualcosa. Anche perché in sta stanza non so quanti gradi ci sono, ma sto. Non sto sudando, però. Vado in un luogo più ombreggio. Quasi quasi cookie me la tengo però, perché quella zona lì sembra che abbiamo bisogno. Oh. Adesso vi saluto. Vediamo dopo cosa mi dicono, cosa non mi dicono. Basta fare un'oretta o due. Poi pian piano, come dicevo prima, le altre missioni di Corinne eccetera, proprio adesso voglio di esplorare, andare avanti nelle zone che ho lasciato in mio eccetera eccetera. Boh, posto, prendiamo solo queste robe qua, vediamo se ci sono compleanni, così non devo leggere a bagno. Qui 400 bauli, abbiamo fatto le stelle, quindi vuol dire che andiamo avanti. E l'unica cosa che ti fai da qua è che tecnicamente il gioco è abbastanza easy, non fare 100% tenere queste cose qua, però ti fregano con due o tre cose tipo questo e questo, sempre queste due qua. Se non ci fossero, puoi anche non fare il 100% di tutta la mappa, ottieni questo, però se con questi si è obbligato
È sempre così. Penso che questo sia cosa di stamattina. È un sondaggio interessante, mi piacerebbe farlo. Magari lo faccio. Non qua però. Non adesso, yes. Facciamo una pool ogni volta che chiedo una domanda, ci sono tipo 30 domande, ci impieghiamo fino a comunque. Ci vediamo. Ciao, buon proseguimento a tutti e oggi come finisce la serie di Mario Vittorio. Ciao ciao.